Barbie House. Cavalcando l'entusiasmo per la vittoria nel derby contro il Petrarca Padova, la FMCZ Reggio Rovigo Delta scende al Tommaso Fattore di L'Aquila per affrontare il sesto turno del campionato Eccellenza 2010-2011, potendo anche contare sulla presenza di 80 tifosi giunti grazie alla trasferta organizzata dalle Poste Rossoblu. L'Aquila schiera Paolucci, Santavica, Di Massimo, Lorenzetti, Gianpietri, Crichton, Collier, Bristow, Cialone, Basauri, Calcagno, Dutuò, Vaggi, Lombardi, Subrizzi e Massafra. Parte molto bene la FMCZ Reggio Rovigo Delta con un calcio piazzato di Busto. Qui vediamo l'azione di Max Lavalle. Partita da un penal touche, molo avanzante Ravalle, qui il pallone va da Zanirato a Luke Mahonin, prima meta della partita firmata dal nostro capitano Luke Mahonin. Al decimo del primo tempo 10-0 per la squadra di Paul Larue. Pallone a largo, Pace riesce a sfuggire al placcaggio di Gianpietri, arriva il pallone a Zorzi, calcetto a seguire, si instaura una gara di velocità fra Edo Lubian e Collier Bristow. Alla meglio il mediano di Mischia Aquilano, ex Sea Sharks, che riesce ad annullare la meta. Riparte l'offensivo rossoblu con Basson per Bacchetti, Guzman, il numero 8 argentino, punta Santavica, classe 89, giovane ala aquilana, e lo stende, come riesce a stendere anche il numero 9 aquilano, pallone per Zanirato, Basson, ma c'è un chiaro fuorigioco del numero 99 Massafra, argentino, ex Udine e Rosario, che dà la chance a German Bustos di portare al 3 punti, ma così non è. Bustos che è l'apertura di una squadra che vede come estremo Bassona, Ali, Zorzi e Bacchetti, centri Pace, De Gasperi, poi in mediana Zanirato e l'apertura Mendosina, Guzman, Lubian, Persi con le terze linee, Montorior, Reato in seconda, Ravalle, Maoni e Boccalon sono le prime linee della squadra allenata da Paul Larue e Fabio Coppo. Partenza tambureggiante per la squadra rosso-blu, che qui si vede anche con Bacchetti che riesce a infilarsi addirittura fra Baggi e Di Massimo. Di certo non sono poderosi i placcaggi aquilani. Resta il fatto che la FMCZ Reggio Rovigo Delta è molto convinta dei propri mezzi e qui va a guadagnarsi un'altra punizione praticamente in mezzo ai pali sui 22, che l'apertura Mendosina non sbaglia, 13-0. Una partenza veramente arrembante, un dominio assoluto per la squadra di Paul Larue, che qui vede ovviamente una minima reazione per l'Aquila, che trova un placcaggio non lasciato da Guzman. Opportunità per l'estremo Paolucci di sbloccare il risultato per la squadra di Di Marco. Terzo blocco ancora con Guzman. Vediamo i dettami di Fabio Coppo. Sembra il replay della prima meta rodigina. Quanto trovano applicazione all'interno dell'azione rosso-blu, che va a sfociare in un'altra meta del capitano Luke Mahonin. Vedete le congratulazioni, i complimenti reciproci fra Montariol, fra Bustos, fra Reato. 20-3 per la squadra rodigina. Qui c'è un'infrazione in mischia chiusa per la squadra rosso-blu, alta possibilità per Paolucci, che riesce a portare il punteggio a 6-20 quando siamo al 35esimo del primo tempo. Ancora Michi Zanirato, Persico, pallone vagante, recupera Tommy, sempre prezioso nel lavoro sporco, Andrea Bacchetti, che riesce a leggere perfettamente la cattiva disposizione difensiva in questa palla di recupero e deborda Sian, Basauri, che Massafra, e va a segnare la meta, la terza meta della FMCZ Reggio Rovigo, splendida azione di Andrea Bacchetti, che molto intelligentemente va a cogliere sulla corsa gli avanti aquilani. Con la trasformazione di Bustos si chiude il primo tempo. Qui schema con Guzman, Montariol, Ravalle, che ancora una volta riesce a sfondare Santavica, preso veramente di mira nelle percussioni rodigine, per cui quarta meta, bonus per la FMCZ Reggio Rovigo. Ormai la partita è chiusa, partita che porta a Rovigo 5 punti per la prima volta in stagione. Qui vediamo un recupero per la squadra di Paul Larue su un pallone vagante, passando come mediano di Mischia. C'è sicuramente un'incomprensione con i propri tre quarti e con Guzman. Qui si instaura un'altra gara di velocità e la vince sorprendentemente il tallonatore aquilano, ex avezzano, Subrizzi. Prima meta per la squadra di Di Marco, score 11 per l'Aquila Rugby, 34 per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. L'orgoglio aquilano esce in queste battute finali del match col pallone a largo. Qui vediamo un inserimento, ma attenzione, c'è Zaratini che riesce a recuperare un pallone splendido, si vola verso la meta, ma è fondamentale il placcaggio di Crichton, l'apertura con 12 caps delle Samoa a bloccare l'offensiva dell'ex centro badiese. Qui Basauri, americano, terza linea, nato però in Messico, che apre il gioco in questa maniera per Di Massimo, che trova uno splendido offload centrale per Paolucci,
che si involan per la seconda meta aquilana. Paolucci, estremo, classe 86, che ha fatto il suo esordio in prima squadra proprio Badia Polesine contro lo Zermak Badia, che trasforma anche la propria meta portando il punteggio sul 18-34. Siamo all'82esimo, veramente ultimi scampoli di gara. Purtroppo non è piacevole vedere questo abbassamento di tensione per la squadra di Pollarù. Resta il fatto che la vittoria comunque era acquisita, anche se questi cali di tensione sono già costati purtroppo punti preziosi in questo campionato 2010-2011. Questa mancanza di lucidità porta un'altra meta a segnarla, è il capitano Di Massimo che va a fissare il punteggio sul 23-34. Femmine Zeta Rugby Rovigo Delta sale in zona playoff, seconda vittoria di fila, prossimo match in casa col Venezia.